Nei 32esimi di Coppa Italia al Riviera delle Palme, il Notaresco cede il passo contro i padroni di casa della San Benedettese, che sfideranno nel prossimo turno l'Are Canatese. In vantaggio gli abruzzesi nella prima frazione con Marchionni, nella ripresa però un impatta per i marchigiani. Dal dischetto degli 11 metri ad oltranza la spuntano i locali con l'errore decisivo di Gallo. Pronti via, e ci prova il Notaresco. Sul fondo dalla destra la sfera arriva a Scimia. La conclusione dell'ex Pescara Primavera viene murata dalla difesa locale. I rivieraschi rispondono al decimo su azione insistita in verticale. Peroni ci prova rabbioso dal limite. Brividi per Rapagnani e compagni. La gara è contratta con le due formazioni che pensano a studiarsi. I terramani rispondono a tono qualche minuto dopo con Frederick giudicato in posizione regolare. Il classe 2002 sguscia in area e prova a beffare a Brandini che respinge la bordata. I rivieraschi non rimangono certo a guardare. Su azione insistita di Domenico Antonio alza la testa e prende il mirino. Gallo devia facendo trasalire la panchina abruzzese. La squadra del presidente Di Giovanni alza i giri del motore. Gassama show sulla tre quarti, imbeccata per Bana con la Samb che si salva in corner. A 5 minuti dal termine, cambio obbligato per mister Epifani. Pesce accusa un fastidio alla coscia destra, al suo posto entra Blando, poco male per l'11 teramano, ancora Gassama punta l'area, appoggia Marchionni, il numero 7 deposita la sfera in buca d'angolo e porta in vantaggio i suoi. I rossoblù vogliono impattare il match immediatamente dalla battuta da centrocampo e ancora Di Domenico Antonio a cercare un gol da Cineteca. Notaresco potrebbe raddoppiare, il neo entrato Blando però fa tutto da solo a Brandini, così tiene a galla i suoi. Nella ripresa lo scacchiere di mister Antonioli prova subito a pareggiare, Travaglini sfiora Peroni a domestica ma trova il muro avversario a negargli l'1-1. I teramani provano ad allungare al 17esimo su traversone del neo entrato Massetti, Bana colpisce male da posizione più che privilegiata, qualche giro di lancette dopo e ancora la compagine abruzzese a fare le prove per il 2-0, Gallo si coordina e trova un grande Abrandini a smanacciare in corner, dalla bandierina si arrampica in cielo Bana, pallone di un soffio sul fondo, gol mangiato, gol subito, alla mezz'ora i marchigiani beneficiando di una leggerezza difensiva avversaria riescono a pervenire al pari con Peroni che confeziona un rigore in movimento. L'1-1 scuote i locali che potrebbero mettere la freccia dell'incredibile sorpasso 120 secondi dopo. La rovesciata del subentrato Ferretti scheggia il legno e si spegne sul fondo. Il Notaresco però non si avvilisce e prova a rimettere il muso davanti. Massetti incrocia a Brandini, rischia la frittata con la sfera bloccata con non poco affanno quasi sulla linea. Dalla parte opposta è Cipolletta a spizzare e fare la barba al palo. A Rapagnani battuto. Nei 5 minuti di recupero non succede nulla con il match che scivola ai calci di rigore. Al dischetto poi degli 11 metri ad oltranza la spunta la San Benedettese con errore decisivo di Gallo. No, dolce, non ero dolce, sono usciti i rigori, l'importante rimane la prestazione fatta dalla squadra e nella qualità che abbiamo espresso oggi, ma ancora di più hanno giocato giocatori che sono stati fuori per tanti e per tante partite, adesso hanno avuto l'occasione, si sono fatti trovare pronti, quindi questa è la cosa più bella di oggi, vuol dire che siamo un gruppo forte, un gruppo sano, vuol dire chi sta fuori è pronto per giocare e questa è la cosa più importante. Ecco, come sta questo Notaresco dopo questi 15 giorni di stop? Come sta? Abbiamo passato 15 giorni, quando sei problemi di Covid purtroppo non ti puoi allenare al 100%, anche se è stato diverso dall'anno scorso, perché l'anno scorso siamo stati 10 giorni in casa, quest'anno invece ci siamo potuti allenare in maniera singola allo stadio, però ti fa allenare male, ti fa perdere qualcosina e oggi invece abbiamo fatto una grande gara, speriamo di arrivare a domenica benissimo e cercare di fare un'altra grande gara. Domenica derby col Castelnuovo, un match importantissimo. Ma tutte le partite sono importantissime, non c'è una partita che non è importantissima, perché questo campionato, ti ripeto quello che ho detto prima, è livellato in alto e chi perderà meno partite, chi perderà meno terreno si giocherà il campionato fino all'ultima partita. Non è come l'anno scorso che c'erano solo due squadre che lottavano, che hanno lottato per tutto il campionato, quest'anno ce ne sono diverse, quindi è dura per tutti, quindi bisogna avere un rullino di marcia importante per cercare di rimanere lì sopra. Ecco, per concludere appunto, campionato livellato, che ruolo vuole recitare questo Notaresco che è tra le candidate a far bene? Ah, come il Notaresco è candidato a far bene, sono candidato a far bene a altre squadre.
Ce ne sono tante, questa, pensate che la San Benettese sta lì dietro, il Fano sta lì dietro, che sono due grandi squadre, quindi vuol dire che è un campionato di alta qualità. Noi siamo partiti per primeggiare, per stare lì davanti, poi purtroppo questo è un campionato che vince solo una squadra, quindi bisogna lottare per arrivare ai primi, arrivare secondi non serve a niente, e quindi bisogna lottare tutti per arrivare ai primi. Quando ci sono diverse squadre che lottano il primo posto è dura. E chi avrà più fortuna, chi avrà più continuità arriverà prima. Molto orgoglio, secondo me, poi nel secondo tempo anche discrete trame, chiaramente il primo tempo è stato un po' più equilibrato, un po' più sottotono, un po' più sotto ritmo, siamo mancati un po' in quella personalità, in quella cattiveria che ci vuole per imporre il nostro gioco, siamo passati in svantaggio per una disattenzione, è un errore nostro che un po' mi ha fatto arrabbiare, però nel secondo tempo la squadra ha reagito, credo che abbiamo passato il turno meritatamente e quindi adesso va bene così, perché comunque teniamo anche la Coppa Italia, soprattutto visto anche che in campionato siamo indietro. Ecco, un successo che lascia ben sperare per il futuro, che campionato potrà fare questa Samb che sta cambiando forma e volti di giorno in giorno? Ma secondo me è ancora tutta da scoprire veramente, perché come ho detto prima non mi piace piangere gli assenti, però effettivamente abbiamo giocatori importanti fuori, soprattutto nella zona nevralgica del campo, a centrocampo abbiamo giocatori di esperienza che tipo Angiulli non stavano bene, magari hanno giocato ma veramente non in condizione, e Lulli che è un altro giocatore importante per noi che non c'è, quindi siamo costretti in questo momento a affrontare le partite con degli under che stanno facendo anche il loro lavoro, perché non possiamo chiedergli che ci risolvano loro le partite, ma stanno facendo al meglio quello che devono fare, solo che chiaramente paghiamo in esperienza, paghiamo in giocate importanti nei momenti decisivi della partita, che magari l'esperienza ti può dare e che non abbiamo. Quindi sicuramente siamo ancora da scoprire, è una squadra che stiamo conoscendo, è una squadra che devono rientrare dei giocatori importanti, che secondo me può fare molto meglio di quello che sta facendo, e ci mancherebbe che non sia così. In effetti abbiamo appena finito la Coppa Italia ed ero già nello spogliatoio, non dico preoccupato, ma a pensare già alla partita col Chieti, perché per noi è una partita importante e fondamentale come lo sono tutte, soprattutto a maggior ragione dopo che venivi da una sconfitta, perché tutto sommato nella partita di domenica, anche se non hai fatto una bella prestazione, minimo dovevi portare a casa il pareggio, visto che abbiamo preso gol al 94esimo, avremmo dato continuità di risultato. Diventa ancora più importante cercare di vincere, ottenere 3 punti domenica in casa. Con le buone o con le cattive, in tutte le maniere dobbiamo cercare di riuscirci.